Uno sconvolgimento grande, perché il manierismo, come avete visto, parte dal 1520, arriva oltre la metà del 500, e proprio anche nel 500 nascono tutte quelle istanze che porteranno a cambiare anche proprio la concezione dell'universo. Pensate, il sistema geocentrico, sul quale si era sempre basato, chiamato anche aristotelico tolemaico, il modello astronomico che tutti approvavano, che la Chiesa sosteneva fermamente, era quello che vedeva appunto la Terra al centro dell'universo. Cosa succede? Succede che nel 500 un astronomo inizia a porre dei dubbi su questo e proprio nel 1543 farà le rivoluzioni dei mondi celesti, propone una visione completamente diversa in cui la Terra si trova come un pianeta orbitante intorno al Sole e quindi si perdono tutti questi riferimenti. Ma c'è di più, un filosofo come Nicola Cusano, ben molto prima di Niccolò Copernico, aveva teorizzato che l'universo non ha un centro e che la Terra si muove. Quindi non considerava la Terra, diciamo, ferma, immobile, ma considerava la Terra in un universo infinito che si ipotizza che non ha un centro. E quindi, anche se lui lo fa in maniera filosofica e non ha le prove per dimostrarlo scientificamente, come farà Niccolò Copernico e poi come farà Galileo Galilei con i suoi studi, con i mezzi che la scienza mette a disposizione, già nascono questi fermenti di tensione, anche di perdita di riferimento di un centro. E quindi le cause principali di questa crisi del Cinquecento si devono proprio anche all'uomo che si sente costretto entro certi limiti che la Chiesa impone, c'è cioè una minore libertà, no, nei confronti appunto della religione. Si cerca di reprimere quello che è l'indole, la natura di tanti artisti, perché la Chiesa impone certe regole. Un altro aspetto è quello che mentre nel Rinascimento si esaltava queste forme perfette, questo considerate anche con Lorenzo il Magnifico c'è un periodo di pace, di stabilità in Europa che dura più di 40 anni. Ecco, considerate che ora c'è un contrasto tra le forme perfette e invece questa realtà brutale, perché l'Italia, come anche l'Europa, è percorsa da eserciti in lotta tra di loro. Considerate che Vasari, nelle sue vite, usa il termine proprio maniera, considerato come uno stile caratteristico di un'epoca, e lui ci dice che gli artisti si basano su dei modelli che tutti conoscete: Leonardo, Raffaello, Michelangelo, sono i grandi del Rinascimento, e gli artisti dell'epoca riescono a imitare questi artisti, però superandoli ognuno per diverse vie. Considerate che lui parla riguardo appunto a questa epoca moderna, la chiama la terza maniera. E quali sono le maniere a cui fa riferimento se leggete le vite di Vasari? Si parla della maniera vecchia, quella più antica, che va da Giotto fino al 400, il periodo del gotico internazionale, Masolino, insomma, è tutta una serie di artisti. Poi c'è, secondo Vasari, la seconda maniera, che si apre invece con l'umanesimo, col Rinascimento e quindi con gli artisti come Brunelleschi, Donatello, Masaccio. E poi c'è la maniera moderna, quella che definisce la terza maniera. Inizia con i fiorentini e continuerà poi con i veneziani. E va da Leonardo, lui dice, a Michelangelo. Nella storia dell'arte si erano sempre ripetuti dei modelli, si era guardato sempre al passato, pensate per esempio a Botticelli con la sua Venere dei Medici, o pensate a altre opere della classicità riprese a Masaccio, anche lui. E durante l'ellenismo la ripetizione proprio di questi modelli era una cosa che si considerava all'ordine del giorno e non aveva un carattere negativo, un'accentuazione negativa, una connotazione negativa, cosa che invece assumerà poi il termine manierismo, perché ci si riferisce alla maniera dei grandi come se si perdesse di importanza. Invece vedremo che dall'Ottocento in poi il manierismo è considerato un movimento non solo di passaggio, anche se è logico, segna la transizione dal Rinascimento al Barocco, ma Rinascimento, manierismo e barocco sono movimenti artistici, diciamo che non hanno comunque cesure nette, ci sono artisti manieristi che continuano a dipingere alla maniera ancora in epoca barocca,
E quindi non ci sono cesure nette, dicevo, tra un periodo e un altro, e ogni periodo è degno. Preso qui un'opera di Andrea del Sarto. Non so se la conoscete, La Madonna delle Arpie, siamo agli Uffizi, è uno dei capolavori di Andrea del Sarto, e questa è un'opera chiave per comprendere come un artista, proprio Andrea del Sarto, è capace di armonizzare le caratteristiche dei tre grandi. E quali sono? Guardate, la costruzione piramidale è tipica di Raffaello, e quindi Andrea del Sarto guarda Raffaello, ma c'è di più, guardate lo sfumato, le figure non sono perfettamente nitide, marcate nella linea di contorno, è lo sfumato leonardesco. E poi cosa c'è? C'è la torsione, guardate queste figure che si stanno un po' muovendo, come appoggia il piede San Giovanni l'Evangelista, oppure San Francesco e si sta muovendo verso e girando verso lo spettatore. È proprio il plasticismo di Michelangelo. E quindi il plasticismo di Raffaello, il plasticismo di Michelangelo e lo sfumato di Leonardo convivono insieme in un artista come Andrea del Sarto. Considerate che Andrea del Sarto avrà due allievi straordinari, Pontormo e Rosso Fiorentino.